Vangelo di oggi ci riporta lo splendido prologo del Vangelo di Giovanni, in cui quella che potremmo considerare una sorta di pedagogia liturgica, proprio nel tempo di Natale, ci aiuta a riflettere sul mistero dell'incarnazione che è proprio al centro della nostra fede. Ma al di là della pedagogia liturgica, volendo cogliere da questo testo bellissimo alcune suggestioni per l'educatore, per l'insegnante umano, io credo che ci siano almeno due elementi che potrei sottolineare in questa giornata. Il primo elemento: il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, cioè la pedagogia dell'incarnazione, o meglio, lo stile educativo di Gesù sarà quello di colui che si è incarnato, cioè di colui che ha scelto di venire ad abitare in mezzo a noi per portarci verso di lui, verso il suo regno, verso il suo padre. Quindi l'idea che l'educatore, l'insegnante si incarna non tanto o non solo nella capacità di mettersi nei panni dei propri allievi, ma in quella che è la loro condizione cognitiva, per un insegnante soprattutto. Io vedo nella mia esperienza di insegnante, sia come insegnante di liceo in passato, sia ora all'università, una delle difficoltà che si incontrano è quella di dimenticare per un attimo le decine di anni di studio che hai in più dei tuoi allievi e riuscire a metterti nei panni di qualcuno che sente alcune cose per la prima volta, che non ha presupposti culturali, che non ha i percorsi di lettura che hai fatto tu. Questo comporta un lavoro su di sé, comporta la capacità di decentrarsi rispetto al modo in cui io vivo la mia vita culturale e ricentrarmi, ovvero incarnarmi nel modo con cui si accosta a questa stessa cultura qualcuno che vi si accosta per la prima volta. La seconda suggestione, sempre nel prologo di Giovanni: la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno vinta. Questa è anche la nuova traduzione della CEI del 2008. Se è pur vero che può esserci nella mente e nel cuore delle persone che ci sono affidate qualche momento di oscurità, l'educatore e l'insegnante sempre pensa che le tenebre, l'oscurità, non vinceranno. Agisce con fiducia e con costanza nella speranza fondata che queste tenebre si potranno dissolvere.